Una visione olistica che mutua modalità operative dal settore sanitario e da quello della sicurezza, in grado di sfruttare i dati in maniera predittiva per valutare tutti i fattori di criticità e intervenire così in maniera mirata prima che diventino un rischio. E questo è l'elemento chiave dell'approccio smart di Gruppo CAP al settore dell'acqua potabile, un percorso in cui il piano di sicurezza dell'acqua, il Water Safety Plan, presto obbligatorio in tutti gli Stati UE e adottato per la prima volta in Italia a marzo 2017 dall'Utility in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, costituisce uno strumento fondamentale. L'implementazione del piano da parte di Gruppo CAP è al centro del libro, curato dall'Utility in collaborazione con Fondazione LIDA, L'acqua del rubinetto, Water Safety Plan, innovazione e sicurezza, che è stato presentato il 9 aprile a Milano. Sicuramente l'analisi predittiva consente, come ormai è stato dimostrato in altri campi in cui è stata sperimentata, se pensiamo al campo della salute o pensiamo al campo della sicurezza, dove si fa prevenzione si riesce ad anticipare prima i problemi e quindi a gestirli. Il lavoro che stiamo facendo con i Water Safety Plan è di fatto lo stesso. Analizziamo con un approccio olistico, quindi prendendo in considerazione tutti i fattori di criticità, e cerchiamo di fare in modo di gestire questi eventuali fattori critici prima che diventino un rischio, ma semplicemente nella fase preventiva. Questo comporta sicuramente, in una prospettiva di medio periodo, anche una riduzione di costi, che non è per noi una priorità. Lo facciamo per garantire maggiore sicurezza e quindi lo facciamo per migliorare la qualità del nostro servizio, ma è evidente che, così come un'ottima prevenzione dal punto di vista sanitario prevede poi di non dover andare nei centri specializzati a fare delle cure, lo stesso modo conoscere le caratteristiche dell'acqua permette poi di evitare di dover fare degli interventi costosi e a valle di un processo, e quindi solitamente diciamo fuori tempo massimo, comunque nei momenti di difficoltà. Quindi sicuramente il vantaggio è in termini di qualità prima di tutto, ma anche in prospettiva immaginiamo anche dal punto di vista economico. Il piano di sicurezza dell'acqua, spiegato il direttore del reparto acque dell'Istituto Superiore di Sanità Luca Lucentini, fa un'analisi rigorosa e allo stesso tempo semplificata per sistematizzare una serie di misure di controllo, facendo una valutazione di potenziali rischi in chiave predittiva. Il piano fa semplicemente questo: un'analisi rigorosa ma nello stesso tempo semplificata a partire da una complessità di informazioni che esistono, per sistematizzare una serie di misure di controllo, molte delle quali già in atto. Gruppo CAP intende implementare il piano in tutti i comuni dell'Interland milanese entro il 2020.